Buonasera da Onda Regina, primo piano ancora la situazione dell'emergenza da Covid-19, contagi in famiglia, il potenziale focolaio nell'asilo che ieri è stato chiuso, tre i nuovi positivi tracciati dall'ASL per questa giornata del 19 dicembre, isolamento per altre due classi, quindi il virus continua a fare breccia tra i minori, mentre Sulmona ritenta l'operazione Natale sicuro, giovedì lo screening nella centralissima piazza 20 settembre, soprattutto ovviamente per i fuorisede che stanno rientrando in vista del Natale. Facciamo il punto nel nostro servizio. Contagi in famiglia, potenziale focolaio nell'asilo, vaccini straordinari. Sono tre i nuovi casi di Covid-19 messi a referto dalla ASL nella giornata del 21 dicembre, due a Sulmona, uno a Raiano. Nella casella dei nuovi casi sono finiti padre e figlia di 46 e 13 anni, entrambi residenti a Sulmona, appartenenti a focolaio in famiglia che ha fatto registrare negli ultimi giorni almeno una decina di positività. Nel bollettino è finito anche un 42enne che risulta residente a Raiano. Ci sono poi i cosiddetti contagi ufficiosi, nel senso che sono stati definiti solo in queste ore e saranno verosimilmente inseriti nel prossimo bollettino. Si tratta di un nucleo familiare di tre persone, madre e due figli, collegati con la scuola dell'infanzia di Prezza, chiusa nella giornata di ieri da sindaco Marianna Scoccia dopo le prime avvisaglie, una misura che ha consentito di disinnescare un potenziale focolaio. L'ufficio igiene e prevenzione ASL, per arginare la diffusione del Covid tra i minori, ha diramato provvedimenti di isolamento per due classi che saranno convocate per il doppio tampone molecolare come da normativa di riferimento nei prossimi giorni. Oltre all'infanzia di Prezza, le misure di contenimento sono scattate anche per una scuola media a Sulmona. Complessivamente sono 225 gli attuali positivi nel centro Abruzzo, di cui 131 residenti a Sulmona. Nessuna guarigione è referto nelle ultime 24 ore, mentre si attendono i referti dei tamponi svolti nella giornata di ieri. In risalita e sorvegliati dalla ASL, dai 463 di ieri si è passati ai 468 di oggi. Per 5 persone è stato quindi attivato il monitoraggio sanitario. Stabile il dato dei ricoveri con i 6 posti letto occupati per il centro Abruzzo, più un ricovero che deve ancora essere inserito nel portale di riferimento. La pressione ospedaliera resta tutto sommato contenuta. In vista del Natale, ormai vicino, si stanno rafforzando le misure di prevenzione sul territorio. Per il prossimo 23 dicembre è stato programmato un nuovo screening di massa, che questa volta scende in piazza, precisamente nella centralissima piazza 20 settembre di Sulmona, dove giovedì prossimo dalle 16.30 alle 19.30 sarà allestita una postazione per svolgere i test antigenici rapidi, opportunità per i fuorisede che stanno rientrando in città in vista del Natale, ma per l'intera popolazione, sperando però in una risposta più alta. Oggi intanto il centro vaccinale ha inoculato 210 vaccini, mentre un centinaio ne sono stati programmati a Pratola per la seduta straordinaria. Anche Prezza ha programmato una nuova giornata per la somministrazione della prima, seconda e terza dose. È ripresa anche la vaccinazione per i più piccoli con una gradita novità. Nell'Abbe dell'Incoronata sono stati realizzati dei giochi per bambini a cura del gruppo comunale della Protezione Civile di Sulmona. Ed ora i lavori in viale della stazione, con la notizia che abbiamo anticipato nella serata di ieri sul sito della nostra emittente. La Procura della Repubblica di Sulmona sta indagando per falso e turbativa d'asta. Quattro avvisi di garanzia sono arrivati per la SACA. Sentiamo i particolari al nostro servizio. Quattro avvisi di garanzia per la gara d'appalto. La Procura della Repubblica di Sulmona ha aperto un'inchiesta sui lavori eseguiti nel 2017 lungo viale della stazione, che hanno riguardato rifacimento del manto stradale della rete fognaria. Sono stati emessi quattro avvisi di chiusura delle indagini preliminari, di cui due riguardano l'allora amministratore unico Luigi Di Loreto e il componente del seggio di gara Salvatore Zavarella, nonché ex assessore ed attuale consigliere comunale di Sulmona. L'inchiesta mira ad accertare eventuali irregolarità nelle procedure adottate. I reati contestati sono pesanti: turbativa d'asta e falso. Secondo la procura, quell'appalto da 350.000 euro venne affidato a una ditta che si era classificata seconda dietro specifiche direttive, una tesi diversa da parte della difesa, secondo la quale si sarebbe trattato di un mero errore materiale. Immediata la reazione del presidente della SACA, Luigi Di Loreto: non posso che dichiararmi assolutamente tranquillo rispetto
aggiornamento alle notizie riguardanti i lavori di viale della stazione. Ho ricevuto un'informazione di garanzia, insieme ad altri dipendenti della società, per una presunta condotta alla quale posso tranquillamente dichiarare di essere totalmente estraneo. Questa attività di controllo da parte della magistratura rappresenta uno dei pilastri sui quali si regge la nostra democrazia, nel pieno rispetto dei ruoli di gestione e controllo previsti dall'ordinamento giuridico, dichiara Di Loreto. Sono però assolutamente certo che questa attività porterà a rilevare l'assoluta correttezza dell'operato da parte del sottoscritto e della società che in questo momento rappresento. Ricoprire incarichi di responsabilità, come quello di presidente di una società partecipata come la SACA, comporta assunzioni di responsabilità notevoli, con la conseguente possibilità di essere sottoposti a procedure di questo tipo, che quando si accetta l'incarico si è pronti ad affrontare. Pertanto, nel ribadire la mia assoluta tranquillità su quanto riportato, ricordo che questi fatti dovrebbero essere giudicati alla fine del procedimento, non all'inizio, ed è per questi motivi che nelle sedi deputate farò tutto quanto necessario al fine di chiarire gli aspetti della vicenda e richiedere l'archiviazione del procedimento, che poggia su basi assolutamente infondate e neanche lontanamente vicine a un seppur minimo indizio nei miei confronti. Sulla gestione del contenzioso si cambia registro a Palazzo San Francesco, operazione verità al via anche per il Cogese, quanto ha deciso la commissione consiliare bilancio. Sentiamo nel nostro servizio. Operazione verità sul Cogesa, cambio di passo per la gestione dei contenziosi in capo all'ente. Si è tenuta ieri la seduta della Commissione Bilancio per discutere l'approvazione del bilancio consolidato, riconoscimento di diversi debiti fuori bilancio derivanti da sentenze di condanna non eseguite dal 2017 al 2020, tutte facenti perciò riferimento alla passata amministrazione. La Presidente della Commissione, Teresa Nannarone, in accordo con i membri della maggioranza, ha chiesto di verbalizzare la volontà della maggioranza di voler rivedere e riorganizzare gli uffici al fine di evitare ritardi e costi ingiustificati nella gestione del contenzioso, nonché di verificare l'esistenza di un'assicurazione attiva del comune al fine di scongiurare per il futuro ingenti esborsi evitabili con una gestione razionale dello stesso contenzioso. Nell'ambito dell'approvazione del bilancio si è seminata anche la situazione delle problematiche legate al Cogesa. Sempre la maggioranza ha fatto richiesta attraverso la Presidente di conoscere le convenzioni e le tariffe di tutti i comuni soci, nonché la pianta organica del Cogesa, per avere contezza del numero dei dipendenti, delle loro mansioni, della storia lavorativa, attesa la situazione di passività emersa delle partecipate e rilievi della Corte dei Conti al riguardo. Tutti i punti sui debiti fuori bilancio verranno discussi nel prossimo Consiglio, stante i voti contrari delle opposizioni. E veniamo alla cronaca con il frontale di questa mattina in via Vezzano a Sulmona. I due conducenti sono finiti all'ospedale, per fortuna nulla di grave, ma vediamo meglio nel nostro servizio. E di due feriti non gravi il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato intorno alle 13 in via Vezzano a Sulmona. Un frontale abbastanza violento che ha coinvolto una Fiat 500 e un furgone. Il primo veicolo si stava dirigendo verso via Cornacchiola, mentre l'altro si metteva proprio in via Vezzano dove è avvenuto il fatto. Danni ingenti si sono registrati sui mezzi, mentre due conducenti non avrebbero riportato gravi conseguenze, anche se entrambi risultano feriti. Per questo sono stati trasportati in pronto soccorso dell'ospedale cittadino per gli accertamenti e le consulenze del caso. Per la messa in sicurezza della zona e dei veicoli stessi sono intervenuti i vigili del fuoco di Sulmona unitamente a polizia e carabinieri che avranno il compito di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro mediante rilievi di rito per accertare eventuali responsabilità. Ci fermiamo con la prima parte di Onda Rigi, torniamo tra poco con le nostre notizie. La cortesia del personale, la convenienza e l'efficienza dei servizi fanno di Punto Brico Raiano la miglior soluzione per il fai da te. Da Punto Brico Raiano trovi attrezzature professionali e hobbistica, arredo giardino, ferramenta, illuminazione, riscaldamento, legnami e falegnameria. In super offerta stufa a pellet 8 kW a soli 699 euro. Approfitta dell'eco bonus con lo sconto immediato in fattura del 50%. Punto Brico ti aspetta nella zona industriale Araiano, il tuo punto di riferimento nella Valle Peligna per il fai da te. Ai supermercati Tigre ti aspettano tante favolose offerte. Pandoro Balocco, chilo, 1,99 euro.
Spumante Anniversary Bosca Dolce Brut, 1,98 euro. Turrone al cioccolato Sorelle Nurzia, grammi 220, 4,99 euro. Cesti natalizi a partire da 10,90 euro. Pasta di semola De Cecco, grammi 500, 78 centesimi. Ananas Gold Del Monte, 99 centesimi al chilo. Prosciutto di Parma con osso intero a 8,50 euro al chilogrammo. Gallina, busto, 2,99 euro al chilogrammo. Punto vendita di Raiano, orario continuato. E domenica aperto ore 9.13. Supermercati Tigre, Raiano, strada statale 5, Prato La Peligna, via Valle Madonna 51 e Bussi sul Tirino, via della Repubblica 158. Grazie alla vostra fedeltà, il gruppo Crugnale questo Natale donerà un defibrillatore ai comuni di Prato La Peligna, Sulmona, Raiano e Bussi. Per chi bada all'essere e non all'apparire, Scambini Abbigliamento. Da oltre 50 anni il fashion store per chi veste con stile e personalità. Abbigliamento uomo-donna dalle taglie slim alla oversize. Il casual classico per vestire l'adulto, le ultime tendenze moda dedicate ai più giovani e la cerimonia per i momenti importanti. Scambini propone la stessa qualità delle grandi firme a prezzi molto più bassi per un total look garantito. Inoltre troverai anche un competente servizio di sartoria. Scambini Abbigliamento, Largo Palizze 3 a Sulmona. Da oltre 50 anni veste il tuo stile. Emporio Tessile Lauri, arredamento e tendaggi. Il tuo punto di riferimento a Sulmona per tende da interno, tende da sole, zanzariere, tende tecniche, gazebo, tappezzeria e pergotende. Scopri tutta la nostra selezione di filati per arredare i tuoi spazi. Realizziamo anche confezioni grazie alla nostra sartoria. Emporio Tessile Lauri vanta un'esperienza che ci contraddistingue dal 1980. Vieni a trovarci, siamo a Sulmona in via Cornacchiola 48. Emporio Tessile Lauri, professionalità dal 1980. Nuova sede e tanti servizi per te. Il telefono è il punto di riferimento nella Valle Peligna per smartphone, accessori e tutti i servizi di assistenza di cui hai bisogno. Vieni a trovarci nei nuovi locali in via Salvemini 9 a Sulmona per scoprire tutte le promozioni Wind 3, Veri Mobile, Eolo e Linkem. Il telefono garantisce sempre la massima qualità dei prodotti e dei servizi offerti. Il telefono ti aspetta nella nuova sede in via Salvemini 9 a Sulmona, di fronte all'Agenzia delle Entrate. Telefono 0864 50 57. Jump Sportswear and Shoes. Abbigliamento, scarpe e accessori per uomo, donna e bambino. Le nuove collezioni dei migliori brand: Adidas, Diadora, Fila, Yoma, Legea. Forniture per scuole e associazioni sportive. Seguici sui social per scoprire tutte le novità e le promozioni in corso. Per lo sport e il tempo libero, Jump Sportswear and Shoes. Facci un salto. Via Giovanni Panza 13, Sulmona. La scelta perfetta per chi ama o vuole scoprire il sushi, lo stile moderno, esclusivo e accattivante dei nuovi locali e le specialità della cucina orientale al ristorante Mio Sushi Chic. Materie prime di alta qualità, personale professionale, attento e gentile. Menù all you can eat a prezzo fisso. I bambini fino a 8 anni pagano la metà. E con l'ordinazione da tablet su ogni tavolo è anche veloce, sicuro e divertente. La migliore cucina giapponese? Mio Sushi Chic. Via San Rufino 10, Sulmona. Anche servizio di asporto e consegna a domicilio. Aperto a pranzo e cena. Prenota allo 0864 238 306. Smile and Eat Sushi. Cerchi un'auto? Un rivenditore di cui poterti fidare? AutoBN, con oltre 25 anni di esperienza nel settore automobilistico, ti garantisce serietà, professionalità e convenienza. Rivenditore plurimarche usato di qualunque marca e modello. Leader nella vendita su ordinazione di auto di importazione tedesca e non solo. AutoBN è a tua disposizione per trovare l'auto su misura per te. Inoltre, valuta il tuo usato. AutoBN, rivenditore plurimarche Audi, BMW, Mercedes e tutti gli altri marchi. Prato La Peligna, strada statale 17, telefono 0864 27 25 55. Fidati dell'esperienza.
Il cibo non è solo nutrimento, ma anche identità, tradizione, territorio. Valori a te cari che danno più gusto alla tua giornata e che trovi nei prodotti Terra Antica. Latte alta qualità, olio, formaggi freschi e stagionati. Tutti ingredienti semplici e genuini provenienti dalle terre abruzzesi. La cooperativa Terra Antica tutela i sapori autentici della tradizione perché tu possa portarli a tavola e condividerli con i tuoi cari. Latte, olio, formaggi freschi e stagionati delle terre d'Abruzzo. Metti in tavola solo ciò di cui ti fidi. Terra Antica, alta qualità, a chilometro zero. È fondamentale riposare bene. La serenità della vita dipende anche dalla qualità del sonno che va ricercata nella rete, nel materasso e nel guanciale. La scelta del nostro sistema di riposo va fatta con cura. Deve adattarsi alle nostre caratteristiche ed essere realizzato con materiali di qualità. Affidati a Semiflex, fabbrica materassi artigianali, memory, in lana e a molle, reti e doghe anche motorizzate, lavaggio lana e inoltre lavori di tappezzeria per ridare nuova vita a sedie, poltrone e divani. Semiflex è da sempre alla ricerca di soluzioni all'avanguardia, mescolando innovazione e tradizione. Fabbrica e showroom in via Alessandro Volta, zona industriale, Raiano. So this is Christmas, and what have you done? Another year. Sinceri auguri di buone feste, buon Natale a tutti. A new one just begun, and so this is Christmas. Sinceri auguri di buone feste. I hope you have fun. I supermercati Tigre di Raiano, Pratola e Bussi vi augurano buone feste. The old and the young. Arredamenti Jacobucci augura un sereno Natale e un prospero anno nuovo. Con l'augurio che il Santo Natale porti fra i doni sotto l'albero tanta serenità. Buon Natale e buone feste da Arredamenti Jacobucci sul Mona. Vieni a fare la spesa in un ambiente gradevole e familiare, in un modo piacevole e conveniente. Supermercati Pickup. Il nostro obiettivo è creare un'atmosfera in cui tutti i clienti si sentano a proprio agio e trovino convenienza tutti i giorni, perché da noi non avrai più bisogno del volantino. Carni selezionate, fornitissimo banco gastronomia, frutta e verdura di prima scelta, prodotti per la cura della casa e della persona, a prezzi convenienti tutti i giorni e tutto l'anno. Facile per i nostri clienti trovare quello che cercano. Qualità, freschezza e convenienza ti aspettano ai supermercati Pickup di Sulmona, Pratola e Popoli. Supermercati Pickup, prezzi leggeri, senza pensieri. Potete fidarvi. Brico Store by Gran Sasso Inox. Ancora non vieni a trovarci? Cosa stai aspettando? I migliori marchi li trovi solo da noi. Ferramenta,
bricolage, abbigliamento da lavoro, elettroutensili, vernici professionali per tutti gli utilizzi, giardinaggio, porte e finiture per interno, materiale elettrico e idraulico. L'inverno è alle porte. Vieni a scoprire tutti i nostri prodotti per il riscaldamento. Stufe a pellet a partire da 500 euro, recupero contotermico del 65% e sconto in fattura del 50% con finanziamenti fino a 48 mesi. Garanzia sui prodotti fino a 7 anni. Trasporto gratuito entro i 20 km. Non accontentarti, scegli il top. Scegli Brico Store. Vieni a visitarci a Raiano, zona industriale, ingresso fronte bowling. Parlare con i tuoi amici, sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare. Ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione, il tuo lavoro. Rispondere con sicurezza ai loro dubbi. Tutto questo è più vicino di quanto pensi. Perché i professionisti dell'Udito Maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere. Da più di 60 anni facciamo del nostro meglio per farti sentire bene. Ritrovare il piacere di ascoltare è semplice. E tu cosa aspetti? Seconda parte di Onda RG, dove eravamo rimasti, ripartiamo dalla cronaca. Consegna un baule pieno di monili d'oro al finto carabiniere, non si ferma l'ondata delle truffe in Valle Peligna. Sentiamo i particolari. Si è finto carabiniere, si è fatto consegnare da una donna di 55 anni un grosso quantitativo di monili d'oro, non si ferma l'ondata dei furti in Valle Peligna con i ladri che fanno incetta di preziosi e contanti per trascorrere, anche loro verrebbe da dire, il Natale ormai vicino. Dal finto corriere con la famigerata truffa del pacco, i malviventi sono tornati a giocare a guardia e ladri. Ne consegue che l'esercito delle vittime continua a crescere sul territorio. Il furto è stato consumato nella giornata di ieri in un centro della Valle Peligna. La donna è stata raggiunta telefonicamente dal finto militare che cercava denaro per sanare l'infrazione commessa dal marito. In casa aveva solo la somma dei 600 euro, per questo a fronte delle richieste del suo truffatore gli ha consegnato un baule con alcuni preziosi per un bottino complessivo di diverse migliaia di euro. La malcapitata ha provato a contattare il marito per accertarsi che quanto segnalato per telefono rispondesse o meno a verità, ma i malviventi sono riusciti a bloccare anche la linea telefonica. Il consiglio in tali circostanze è quello di contattare i numeri di emergenza con il telefono cellulare per evitare di non cadere nel tranello. Più coraggiosa e audace è stata la nonnina di 93 anni, contattata ieri a Sulmona dai componenti della banda del pacco. Al finto corriere l'arzilla signora ha dato il 2 di picche, evitando così il compimento di un ulteriore furto da capogiro. E ora ci spostiamo a Intro d'Acqua, perché proprio sotto l'albero arriva un regalo di Natale, potremmo definirlo così, per il paese. È stata riaperta la provinciale 14 dopo i lavori che erano scattati a causa di uno smottamento. Sentiamo meglio nel nostro servizio. È stata riaperta nel primo pomeriggio di oggi la strada provinciale 14 di Intro d'Acqua, chiusa dall'agosto 2019 a seguito di uno smottamento, un regalo di Natale per il paese, stando alle parole del primo cittadino Cristian Colasante. Al momento della riapertura della strada ha espresso ringraziamenti suoi e dell'amministrazione agli uffici della provincia, ai tecnici e alla ditta per aver mantenuto la promessa. Particolare gratitudine espresso anche all'ex consigliere provinciale Andrea Ramunno. Abbiamo già richiesto la continuazione della protezione laterale, visto che solamente nell'ultimo weekend ci sono stati due incidenti gravi dovuti alla fauna selvatica, concluso Colasante. Raccomandiamo soprattutto in questi giorni la massima prudenza, sia per le condizioni climatiche che potrebbero favorire il gelo stradale, sia per i continui attraversamenti di animali selvatici. Dare la buona notizia del Natale, questo è il messaggio, ma anche la supplica del Vescovo diocesano Michele Fusco per la diocesi, i sindaci, le forze dell'ordine. Ieri l'incontro nella chiesa di Santa Maria della Tomba. Vediamo tutto.
Ognuno si faccia portatore della buona notizia del Natale, nel vero senso della parola, un angelo, un messaggero del Vangelo natalizio. E questo l'augurio rivolto dal Vescovo Michele Fusco alla diocesi su Monavalva, le autorità civili, i sindaci, gli amministratori locali, i rappresentanti delle forze dell'ordine, convocati ieri nella chiesa di Santa Maria della Tomba. Oggi questo annuncio di gioia ci raggiunge, ci coinvolge. Siamo parte di questa storia, ci siamo dentro. E chiede a tutti noi di partecipare. Questo annunzio è affidato a me, a te, a ciascuno. Tu che lo ricevi sei chiamato a trasmetterlo a tanti. Un annuncio di gioia, di speranza, a te consegnata questa buona notizia, che ripeterai a molti. Buon Natale. Ce lo diremo tante e tante volte. E allora non ti fermare. Ora sei tu, sono io, quell'angelo, quel messaggero, quello che porta questa buona notizia, questo Evangelion, un messaggio di speranza che continua a camminare di bocca in bocca, di cuore in cuore, per dire a tutti buon Natale. Il Vescovo, citando Papa Francesco, ha ricordato che siamo tutti interdipendenti, non possiamo farcela da soli, siamo tutti nella stessa barca, nessuno si salva da solo. E in questi giorni, ha sottolineato il prelato, ci scambieremo tante volte gli auguri di Buon Natale. Una frase che ripeteremo spesso, verso tanti, e ha ricordato come l'evento natalizio del Dio che entra nella storia dell'umanità cominci dall'annuncio dell'angelo alla madre di Gesù. Il messaggio augurale è stato preceduto da brani natalizi eseguiti dal soprano Chiara Tarquini, accompagnata dal pianoforte da Sabrina Cardone, e dalla lettura di brani del Vangelo della Natività, le meditazioni a cura della francescana Suor Chiara Tenaglia, ispirate al Natale, ma anche dagli attori Edoardo Siravo e Gabriella Casali. Ha coordinato l'incontro il giornalista Ennio Bellucci. Il primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. E sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Ovviamente il Natale a casa vostra come sarà? Continuate a mandarci le foto di presepi e alberi di Natale, manca davvero poco all'appuntamento con la vigilia di Natale. L'albero di Natale è uno dei grandi classici delle feste natalizie, addobbarlo è una tradizione familiare irrinunciabile, in moltissimi lo hanno fatto già le prime di dicembre, avendo il salotto di casa piacevolmente invaso da luci e palline. E non mancano anche gli alberi alternativi, quelli ad esempio realizzati con i libri, con la carta, con materiali di recupero. In questi ultimi anni pubblicare risultati del proprio lavoro sui social è un altro grande classico, e così le nostre bacheche sono invase da alberi di Natale, ma anche da presepi, ondati giga, che ha creato nel corso degli anni un clima familiare con i suoi lettori e telespettatori, vuole entrare nelle vostre case addobbate a festa. Accogliamo volentieri le vostre foto da inviare su Onda TV Sulmona, @yahoo.it, indicando il nome e la città da cui scrivete. Si accettano foto di alberi, presepi, decorazioni, quant'altro, da oggi fino al prossimo 23 dicembre. La sera della vigilia di Natale tutti i capolavori saranno trasmessi nell'edizione serale, nonché all'interno del palinsesto nell'ultima settimana dell'anno. Per un Natale a vostro gusto, è proprio il caso di dirlo, sotto a chi tocca. Non può mancare, come ogni martedì, la musica della grande camerata musicale Gaetano Trigilio. Domenica scorsa, sul palcoscenico del Teatro Caniglia a Sulmona, un appuntamento per gli appassionati del jazz, la New Harmony Big Band, diretta dal maestro Walter Mattipoli, ha proposto un programma con i classici di questo genere musicale.
breve attività l'ensemble si è esibito in diverse manifestazioni di rilievo come il Festival Nazionale in Montagna in Jazz, riscuotendo un ottimo successo di pubblico e di critica. La band è stata costituita dal maestro Walter Mattigoli nel 2019. È composta da ben 19 strumentisti e 2 voci. Il direttore Walter Mattigoli ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatorio di Musica Casella dell'Aquila, ha collaborato con l'Orchestra Sinfonica della RAI, Sinfonica Abruzzese, Sinfonica Picena, Insieme Strumentale Serafino Aquilano, Orchestra da Camera Euterpe, Orchestra Archi Euforia, Orchestra Sinfonica Giovanile Penaroli, Ensemble 600-900, Insieme Strumentale Tosca e molto molto altro. Il maestro Mattigoli è noto per essere capace di riscoprire musiche antiche, inedite e riproporle alla pubblica attenzione con qualche elemento di modernità. Un lavoro certosino, ma pregevole. In questo appuntamento prenatalizio la band ha eseguito brani dei più famosi del repertorio del grande jazz. Prima, Chester Gigolo, Garnier, Mystery, Miller, Goodman e ancora Rossi, Berlin, Prado, Ellington e molti altri. Il pubblico della Camerata ha molto gradito il concerto, tributando ai musicisti lunghi, convinti applausi. E si parlava prima di dare la buona notizia, noi lo facciamo ogni sera, anche oggi. Il bistacciolo è il nuovissimo dolce presentato dagli studenti dell'Istituto Alberghiero dei Pamphilis di Roccaraso. La presentazione del dolce è avvenuta domenica scorsa nell'ambito del Roccaraso Fashion Week, la settimana bianca del design della moda, rassegna nata con la specifica volontà di promuovere nuovi talenti, offrendo loro svariate e realistiche possibilità di visibilità con concreta crescita professionale nel settore del design della moda. Gli studenti dell'Alberghiero di Roccaraso hanno dato quindi prova delle capacità, delle competenze acquisite, presentando un nuovo dolce, rappresenta la perfetta integrazione della tradizione territoriale e della innovazione. La ricetta è quella tipica del mostacciolo, rivisitata perché il bistacciolo, nella forma di piccola piramide sormontata da una cima di cioccolata bianca, ricorda le cime innevate delle montagne abruzzesi che fanno da cornice allo splendido paesaggio invernale di Roccaraso. Il bistacciolo, bisticcio saporito tra tradizione e innovazione, è stato presentato dalla dirigente scolastica Cinzia D'Altorio, dai docenti Giorgio Aprea e Giuliano Villani, che hanno guidato gli studenti nella realizzazione del nuovo prodotto. Sabato, infine, la scuola è stata insignita del prestigioso premio Fiocco di Neve Città di Roccaraso, un premio al merito e al valore. Prima di chiudere vi ricordo, anzi vi invito, prima dell'aforisma inedito questa volta, a sintonizzarvi, a visitare il nostro sito internet www.ondatv.tv per restare aggiornati su tutte le notizie. È davvero tutto per questa edizione, grazie per aver scelto Onda TG, che come di consueto torna domani. A tutti una buona serata. Come ogni martedì non possiamo mettere il nostro appuntamento settimanale con l'aforisma del giorno, oggi diverso, quindi ve lo dico io qual è l'aforisma di questa settimana. Guarda, no, questa foto che ti dice questa cosa? È che onda di buoi? Hai già detto il TG, t'abbasso, tutto questo dove dici? Oggi no, è... allora, no, perché mo, dovete sapere, dopo la trovata dell'uomo del martedì, allora tutti quanti il martedì sintonizzano per l'aforisma. È uno che fa dalla mattina alla sera, telegiornale, le notizie, le dire...
No, allora, finiamola qua, perché non è possibile. No, scena della cena. Che uno deve fare. Adesso basta, e martedì inizia. No, scena della cena. Ma la cena è tutta. Vabbè, dai, allora non rompiamo questa tradizione. Comunque, buonasera Andrea. Oh, stasera mi dai l'onore di stare qua, quindi invece di dire buonasera Andrea, buonasera telespettatori di Onda TG, dico solamente buonasera telespettatori di Onda TG. Perché Andrea sta qua, questo lo dice purissimo, come dice. Perché sono fantasma, scusa, buonasera. Sicuramente no, sei carne e ossa, sì. Beh, qui più ossa che carne. E qui carne e ossa. Comunque. No, qui più carne che ossa. Ah, più, sì. Più porco, ecco sta la porta. Ecco c'è la porta. Sì. Questa non è Sicilia. Allora, io non vorrei rompere però questa tradizione dell'aforisma che per il Natale noi lo facciamo proprio in presenza, come abbiamo fatto negli ultimi anni, per cui fai come se fossi a casa tua, sì, per ti ringrazio. Non, e vediamo qual è questo aforisma. Non faccio complimenti, guarda, mi sento a maggio, insomma, perché da Sulmona fino a Bagnaturo, passando per la Rabona, è sempre più internazionale. No, ma certo. So che anche fuori Sulmona ti c'è pure a Valle Corvo, pure a Candone, pure Sulmona. Andiamo all'aforisma perché per Capodanno hanno da fare telespettatori. Sappiamo che tu sei molto breve solitamente. Sì, allora. Sì, perché a Natale ci vanno 3-4 giorni, quindi arriviamo a Natale siamo ancora a fare l'aforisma qua. Beh, l'aforisma qua per Natale in genere ce ne sono tanti, quelli oramai già detti e ridetti. Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi, a Natale giù con il balcone, a Pasqua con il tazzone. No, io ne voglio dire uno diverso. Voglio dire che uno che per quanto riguarda le condizioni atmosferiche, il freddo, che fino a ora tutti quanti siamo stati qui in questo clima invernale, ma non del tutto, fino a Natale lo freddo non fa male, da Natale in là freddo e gelato in quantità. Effettivamente. Per dire che cosa? Per dire che cosa? Che il vero inverno, il vero freddo non è questo che abbiamo vissuto fino a ora. È quello che deve ancora venire, perché fino a ora è vero che ha fatto qualche piccola gelata, c'è stato qualche abbassamento di temperatura, ma fino a prova contraria è stato un freddo che è stato sopportabilissimo, cioè sembra un freddo autunnale, non è ancora un freddo proprio invernale. Il vero clima d'inverno, quindi con le gelate, con portatori anche di influenza, speriamo di no, perché qua già ce ne stanno troppo. Il vero freddo da temere è quello che deve venire qui in gennaio, no? Perché il gennaio, benché le giornate allungano un po', però sono, le temperature si abbassano ulteriormente, quindi diciamo è ancora tutto dall'inverno è ancora tutto da sopportare, è ancora tutto sopportare. Quindi Natale è un assaggio, diciamo, dell'inverno, è un assaggio, e per cui diciamo dobbiamo prepararci a vivere ancora il periodo cruciale dell'invernata. Ma Natale ci serve per darci uno slancio, per darci ogni volta che arriva Natale, perché dal punto di vista del calendario potrebbe essere un giorno qualunque, cioè. Ma in realtà non lo è, perché il Natale rappresenta un giorno importantissimo, perché è un giorno di riflessione, è un giorno in cui tutti quanti ci sentiamo più buoni, è un giorno in cui, come ha detto il Vescovo l'altra sera, è un giorno in cui ci sentiamo portatori di pace, almeno quelli che vogliono sentirsi un pochettino a posto della propria coscienza. È un giorno in cui per noi cristiani nasce Gesù Cristo, nasce Gesù bambino, quindi è l'inizio di una vita nuova, e dobbiamo essere portatori di serenità sia in noi stessi, perché ognuno c'ha i problemi, Andrea, qua parliamoci chiaro, qua vogliamo scherzare bene, però non è che sia un Natale felice per tutti quanti. Si fa difficoltà a vedere la luce, anche soprattutto a riconoscere lo spirito del Natale, però non possiamo perdere la serenità, che è un regalo da mettere e neanche perdere la speranza, perché vedi sta pandemia che non accenna ad andarsene, la crisi che sta portando parecchia gente sul fallimento, tanti negozi che chiudono, tante persone che si ritrovano. E poi attenzione, chi vive il Natale per antonomasia e famiglia, no? Ecco, tu so che vedi qua, vediamo tutti i dolci del Natale, tu ogni 30 minuti mangi, passi da un cecio ripieno a un carbone, perché un calo di zuccheri non si ha mai. Però, quanti minuti? No, 18. Avete sbagliato. Però c'è chi non ha tutto questo a portare di mano, quindi quanti passeranno un Natale in solitudine?
Quindi colmare quel vuoto, no? Infatti, tutte le assenze diventano palpabili. Infatti, questo... un altro detto di Sulmona dice che però la l'aforismo uno solo, se non mostra. No, l'aforismo prima che mi dite, però l'altro dice che a Natale senza soldi si sta male, ma io direi anche senza pace interiore e certo, senza salute. Soprattutto, si sta ancora peggio. Dicevano i nostri avi, salute e sanità, ci ricco nessuno la sa. Ecco, Ora guardo che domani è voluto il GIA, lo posso dire. Tu fai l'aforismo e fatto sì, sì. Quindi il fatto abbiamo che... abbiamo problemi per la capienza. Ieri sera mi è venuto a salutare un amico con le lacrime agli occhi, mi ha detto che dopo 57-58 anni chiudo un'attività storica. Questo per pasticcere. E mi è dispiaciuto, guarda, mi ha preso. Beh, certo, è ha tirato finché ha potuto, però dice oramai le spese di gestione sono superiori ai guadagni, non ci se la fa più per nessun verso. Dare un prodotto di qualità significa metterci l'anima, ma significa pure combattere con 50.000 tasse, contro tasse, spese di morte, cucine. E chiude un'attività. Ed è un'altra famiglia che passerà il Natale in tristezza. Quindi, ecco, tutto quello che mi hai detto anche tu prima, tutto il Natale, la bellezza di questo giorno che ha sempre rappresentato l'abbondanza, che ha sempre rappresentato la gioia, la felicità, la riunione in famiglia, non per tutti sarà così. E noi non ci perdiamo d'animo e auguriamo a tutte queste persone. Sì. Allora, siccome noi abbiamo un ruolo importante, entriamo nelle case, ma anche nell'animo della gente. Ecco, non solo come processo automatico, perché il giornalista televisivo entra nelle case. Qua, insomma, se le case sono allargate da quando ci entra anche. Sì, sì, ma, se c'è una porta stretta, tu c'entri facilmente. Quando arrivi apro la porta, quando arrivi, sono 40 euro garage a me, quindi comunque. Però questo l'abbiamo messo in coda, perché poi se uno non entra. Sì. Però che cosa voglio dire? Che con questo nostro non solo aforisma, messaggio per il Natale, vogliamo dare una presenza a chi insomma vive questo Natale solo, a chi sta soffrendo, insomma a chi soffre in qualunque modo, soffre per solitudine o per problemi di salute. Allora cerchiamo o per di scaldare quel cuore, perché è importante. Non arrendiamoci, il Natale ci deve portare comunque un nuovo entusiasmo, ci deve portare comunque una nuova forza, affinché dobbiamo superare tutte le avversità. Dobbiamo sempre dire: io non mi arrendo, più un gioco si fa duro, più duro come si aiuta, più la situazione è drammatica, ma noi non ci dobbiamo mai perdere d'animo. Sì, c'è il messaggio del Capodanno. Ah no, quello è Capodanno. No, perché ti stai... Comunque, no, quello è Capodanno, quello è dopo. Comunque, dopo il messaggio del Vescovo e prima del messaggio di Mattarella, c'è il messaggio di Carlo Di Luce. Abbiamo dato questa particolarità. Ti ringrazio che mi hai messo fra due persone importanti, quindi... Allora, Carlo, tanti auguri per il Natale. Auguri a tutti quanti. Auguri. Approfitto. Cerchiamo di recuperare anche la serietà, chiediamo scusa, ma non troppo, ai nostri telespettatori per questo format un po' diverso, che ha fatto venire fuori la parte quotidiana e anche, sì, come dire, personale, no? Perché ci voleva un aforisma diverso per il Natale per stemperare i toni. Abbiamo solo affrontato problemi seri, però il Natale abbiamo fatto appunto l'idea. Ti ringrazio perché... grazie a te che sei venuto a casa, grazie a te che mi sei venuto a trovare, come ogni tanto succede, e ne sono onorato. No, che ti sei prestato al gioco, che dai un valore aggiunto ai nostri martedì. Ti ringrazio. L'utenza per i nostri lettori e telespettatori, ovviamente quanti tutti insomma iniziano a seguirci dalla sigla all'inizio del telegiornale, chi può poi segue l'aforisma, chi non può è libero di cambiare. Chi non vuole seguire il TG, se lo sa, metaforismo ancora sì. Però dobbiamo fare un grande ringraziamento davvero a tutti i nostri telespettatori. Sì, a tutti. Perché capita, a te ti capita di più, sì, a sì. me capita un po' di meno, però sta succedendo anche a me. Che dovunque andiamo, la gente ci riconosce. Ma che è quello dell'aforismo? Che cosa ti fa? Per 10 minuti di gloria, ma no. Io ovunque vado, delle volte bello zitto, la mascherina, con cappello, vado al supermercato, sto in coda, le dico. Ma tu sei quello dell'aforismo. Della fuori, quando hai fatto scusa, ma questo è ma fa, e allora ti riconosco detto? Perché sei un bel giovanotto, ben messo. Se vuoi tornare al giornale, la puoi là, carriera, ma tu sei un bel giovanotto, cioè ti riempio lo spazio del dopo del TG, no? Cioè riempio tutto lo schermo. Infatti, la televisione è grossa, appunto, per vedermi meglio. A me ci capo di più, no? Va bene. Allora, grazie, Carlo. Tanti auguri. Auguri a te, auguri a tutti i nostri amici di Onda TV, auguri a tutte le persone
del mondo, auguri a tutti. Auguri buon a Natale. Tutti, la Forisma ci sarà anche prima di Capodanno, sì, martedì prossimo. Ci sarà anche martedì prossimo. E buona serata a tutti, perché insomma noi con il telegiornale ovviamente andiamo avanti, se non proprio i giorni rossi del calendario, ma l'informazione non si ferma. Buona serata a tutti, buonasera.